Bentrovati amici di Padre Pio TV, ci ritroviamo come ogni settimana con l'appuntamento in nome dell'amore. E anche in questa puntata una tematica importante che affronteremo insieme con la dottoressa Doriana Cisternino che è qui accanto a me. Buonasera a tutti. Grazie Doriana, anche quest'oggi come dicevo affronteremo una nuova tematica, intanto lo ricordiamo ai nostri telespettatori che sei in dolce attesa, c'è Nicola che ormai davvero manca poco, Poco, poco. conosceremo anche lui. Come sta andando? Tutto bene. Tutto bene, ormai manca poco, dicevamo poche settimane. Ecco, quest'oggi metteremo in luce una storia un po' particolare, la storia di una mamma, di un sacerdote e di un frate. Ascolteremo due belle storie. La prima è quella di mamma Renata. Mamma Renata è la mamma di Fra Giuseppe, un frate della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, ci racconta un po' la storia della sua vocazione e soprattutto, ecco, all'interno del suo cuore, il cuore di una mamma, cosa ha provato nel momento in cui Fra Giuseppe allora aveva deciso ecco, di diventare frate, di entrare in convento, anche tutte le paure che una mamma può avere. Ascoltiamo la storia di mamma Renata. Mi chiamo Renata, ho 54 anni e ho due figli, Grazia che ne ha 34 e Giuseppe che ne ha 33. Giuseppe, da bambino era un bambino come tutti quanti gli altri. Giocava, si divertiva, andava in chiesa. Forse lui ha iniziato un po' troppo piccolo il suo cammino di fede, perché già da piccolo frequentava sia la parrocchia di Sant'Onofrio che il convento Cappuccini. Quindi il suo percorso è stato normale per me, forse perché noi abbiamo sempre vissuto la vita cristiana, quindi non ci è sembrato niente di diverso. Frequentando il convento dei Cappuccini, lui faceva parte del servizio liturgico con Padre Paolo Cuino. Un giorno lui ci telefonò e ci disse se volevamo andare a conoscere il convento di Pietrelcina, perché lì c'era il seminario. E chiedendo a Giuseppe se gli piaceva di rimanere là. Lui non disse niente, però dopo, quando siamo tornati a casa, lui si mise a piangere e non volle più frequentare il convento dei Cappuccini, se non che dopo 3 anni lui lesse un manifesto vicino alla parrocchia di Sant'Onofrio e mi chiese di fare il weekend vocazionale. Frequentava la seconda media. Credendo alle sue possibilità, accettai la sua domanda che mi fece, così che iniziò di nuovo a frequentare il convento dei Cappuccini e iniziò a far parte del servizio liturgico con Padre Franco. E nonostante lui frequentava il convento, continuava a frequentare anche la parrocchia di Sant'Onofrio, infatti lui faceva parte sia del servizio dei Cherichetti di Sant'Onofrio, sia faceva il catechista, sia che faceva parte del gruppo missionario. E arrivato al quinto superiore, dopo della maturità, era indeciso cosa fare, se andare all'università oppure andare in convento, frequentare il convento. E siccome era una scelta difficile,
io gli consigliai di frequentare prima l'università, però poi lui, arrivato a dicembre, mi disse che non voleva più frequentare l'università. Io insistetti e lui fino ad aprile è rimasto là, dopodiché è tornato e disse no, io la mia strada non è questa, e andò in convento a San Marco la Catola. All'inizio era indeciso se diventare sacerdote oppure francescano, dopodiché lui comunque ha chiesto consiglio sia al sacerdote di Sant'Onofrio, sia in giro, sia ai frati cappuccini, e parlando con lui, vedendo anche il suo carattere, la sua scelta è stata verso i frati cappuccini, perché lui ha un carattere esuberante, allegro, gli piace stare insieme ai giovani, insieme a persone adulte, quindi ha voluto fare questa scelta, e io ne sono rimasta contenta di questa sua scelta, perché è proprio la scelta che specchia il suo carattere. Infatti non si è mai lamentato, mai ha dato segni di stanchezza, è sempre allegro, gli piace fare sempre il meglio per gli altri. Il giorno della professione è come se il Signore ha bussato la porta ed è entrato in casa mia insieme a mio figlio, quindi è una sensazione indescrivibile. Alcune persone mi dicevano che il figlio così veniva perso, non era figlio mio, ma figlio degli altri. Questo è vero, è figlio degli altri. Però insieme a mio figlio io ho guadagnato tanti frati, perché la mamma di un frate è la mamma di tanti frati. Quindi io ogni volta che mi trovo in un convento mi sento a casa mia è la casa di tutti i frati, quindi è una gioia immensa questa grazia che uno ha. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano cuore della gente. No, no. Vorrei poterti dedicare di più. Le paure sono come quelle di tutte le mamme, non sai se la scelta che fanno è buona o no, però a volte bisogna accettare le decisioni dei figli, quindi io ne sono stata contentissima di questo, anche perché la loro gioia la trasmettono anche i genitori. Lui ogni volta che viene, o veniva e viene anche adesso, lui la gioia che ha dentro la porta anche in famiglia, quindi c'è sempre allegria insieme a lui, e come lui anche gli altri frati, perché lui quando è che viene con altri frati io vedo la gioia che hanno nel cuore, quindi io sono serena, sono tranquilla quando lui non c'è, quindi anche se ci sentiamo per telefono io sto serena, non penso alle cose cattive, perché so che loro hanno la gioia, hanno il Signore che li guida sempre.
Io vorrei consigliare alle mamme che i figli vogliono un consiglio di essere felici, di consigliarli nel modo positivo, perché la loro strada è bella, la loro strada è importante, perché loro si sentono di fare il bene per gli altri. Questa musica che ho inventato per te. Bella, interessante e commovente la storia di mamma Renata. Come deve reagire una mamma, una famiglia di fronte ad una scelta, ad una decisione del genere? In realtà non c'è un come. In questo caso è la fede che conta. Se la mamma, la famiglia hanno fede, reagiranno in un certo modo, in una maniera un po' più positiva. Se invece non c'è fede, effettivamente questa scelta risulta strana ed è ricca di incognite. Però, così come tutte le mamme del mondo, quando i figli fanno una scelta, loro devono, la mamma deve, come dire, abbracciare la scelta del figlio. Ogni genitore ha delle aspettative per un proprio figlio, che naturalmente potrebbero essere disattese di fronte ad una scelta, una decisione del genere. Come bisogna reagire? In silenzio? Consentire in silenzio? Oppure mettere davanti delle paure o in qualche altro modo? Sì, certamente le aspettative vengono disattese. Ogni genitore ha un progetto di vita per il proprio figlio e nel momento in cui il proprio figlio comunica di diventare sacerdote, per la famiglia sicuramente può essere anche un momento di, come dire, ci può essere un momento di perplessità, eccetera. Per esempio, no? Tutti i genitori vorrebbero che i propri figli si creassero una famiglia, vorrebbero diventare nonni, vorrebbero il primo figlio, il primogenito che porti il nome del nonno, eccetera. E quindi è difficile fare queste rinunce. La cosa diventa ancora più difficile se a scegliere, cioè se a diventare sacerdote è un figlio unico oppure l'unico figlio maschio della famiglia. E certo, poi per quanto riguarda il silenzio, la cosa è sbagliatissima. Il silenzio è la cosa peggiore di questo mondo. Bisogna sempre comunicare, bisogna sempre continuare a parlare e avere un dialogo, perché effettivamente attraverso il dialogo si crea una sorta di aiuto reciproco, e in questo caso sono proprio i figli che possono aiutare i genitori ad affrontare le loro paure e i loro dubbi. Questa scelta sicuramente mette davanti e di fronte il genitore anche ad un distacco, ad una lontananza. Come bisogna reagire? Sì, la lontananza. In realtà è come se un figlio scegliesse di andare all'università oppure scegliesse di andare a lavorare fuori. È la stessa cosa. Si affronta l'unica cosa, esatto, il sacerdozio è una scelta di vita, come potrebbe essere una scelta di vita andare fuori per l'università o un lavoro, un impegno.
In questo caso della scelta del sacerdozio, anche in altri casi, ci può essere un momento in cui il ragazzo può avere dei ripensamenti oppure affrontare delle difficoltà. Come una mamma o una famiglia deve stare vicino al ragazzo? Sì, una mamma deve essere comunque una mamma e deve, e quindi già questo insomma Dice ci dice tutto. tutto, ci dice tanto. E deve mantenersi appunto a debita, deve stare vicino al proprio figlio, ma deve contemporaneamente mantenersi a debita distanza, né troppo vicino e neanche troppo lontano, che è poi quello che deve fare una mamma anche di un non sacerdote, eccetera. Solo che la mamma del sacerdote, forse a differenza delle altre mamme, ha un'arma in più, ha l'arma della preghiera, può stare vicino al figlio anche attraverso la preghiera. Ecco, abbiamo ascoltato anche dalle parole di Renata, molte volte lei dice: io sono la mamma di un frate, ma mi sento anche mamma di altri sacerdoti, di tutti i sacerdoti, di tutti i frati, quando anche arrivano a casa sua. Spiritualmente io credo proprio di sì, che loro si sentano la mamma di tutti i frati. E concretamente no, perché effettivamente è come se la mamma di un medico dicesse mi sento la mamma di tutti i I medici. medici. Doriana, dopo la mamma di, dopo la storia, scusate, di mamma Renata, vogliamo adesso ascoltare un'altra storia. La storia di mamma Carmela. Mamma Carmela è la mamma di un sacerdote, un giovane sacerdote, Don Fabrizio De Michino, che è morto il 1 gennaio di quest'anno, 2014, e sentiamo la sua storia, sarà lei stessa a raccontarcela. È in collegamento Skype. Benvenuta Carmela. Bentrovata anche a lei. Chi è mamma Carmela oggi e chi è Don Fabrizio? Dunque, Fabrizio è una persona speciale, anche se non c'è più, però per me esiste ancora, per me è vivo, anche perché, diciamo, è passato dall'altra parte, è andato dove voleva andare. E purtroppo, diciamo, il cuore di una mamma piange sempre. Anche se dicono che non devo piangere, che altrimenti lui si rimane male, insomma che si dispiace, però purtroppo non posso farci niente perché è come se mi avessero tolto una parte di me, come se mi avessero sradicato, non lo so, l'utero, tutto dentro, il cuore, tutto, cioè fuori c'è solo l'involucro. Fabrizio poi è diventato per tutti Don Fabrizio. Che sacerdote era? Guardi, io personalmente ne posso dire che per me era un figlio come tutti quanti gli altri, un figlio normale, magari battibeccavamo pure, lui mi prendeva in giro, mammina, mammina, però da quello che sto vedendo adesso mi sto rendendo conto di chi era veramente Fabrizio. Al cimitero è un via vai continuo di persone, cioè alle volte quando noi andiamo a trovarlo al cimitero dobbiamo farci da parte perché aspettiamo che gli altri vadano via. Non manca mai un fiore sulla sua tomba, pupazzetti, lettere scritte. Diciamo, sto vedendo che l'amore che ha seminato lo sta raccogliendo, ma ne sta raccogliendo proprio a piene mani, sempre. Quando io dicevo, ma dove vai stasera? No, mi hanno invitato a cena una famiglia. Un'altra sera, no, io ho un incontro con i giovani, dicevi, ma prima non stai mai a casa, cioè io non posso avere mai la soddisfazione di averti con me. Mamma, ma tu che vuoi? Io c'ho da fare, e vabbè, c'ho da fare, però purtroppo poi negli ultimi tempi l'ho tenuto per parecchio tempo insieme a me, avrei preferito che fosse andato a cena dai ragazzi, in giro con i ragazzi, perché lui adorava stare in mezzo ai ragazzi. E poi purtroppo Don Fabrizio si è ammalato. Come ha reagito di fronte a questa malattia, soprattutto alla malattia di un figlio sacerdote? Guardi, da una parte l'uomo lo portava ad avere dei timori, però lui era convinto, lo sapeva già, sapeva tutto quello che a cui sarebbe andato incontro, sapeva, diciamo, che la sua fine era quella, però ci ha sempre dato coraggio, ci ha sempre dato conforto, ci ha sempre scherzato su, infatti diceva al padre, papà, quando io muoio non dovete piangere, dovete fare una grande festa, dovete cantare, dovete, facevi il padre, ehi, ma che dici a fare queste cose? Dice, no, ma io tanto lo so già che non arrivo a 40 anni.
il padre si arrabbiava, dice: papà, ma che fa? Una volta da morire. Oh, se muore prima, se muore prima, sempre sa da morire. Assolutamente, perché lei lo sa, diciamo, quando una madre perde un figlio il dolore è più grande che possa esisterci. Il padre è ancora, diciamo, sotto shock, non si è ripreso. Io l'unica forza che ho trovato è quella di aggrapparmi a Gesù e a lui mi sono affidata e ho detto: aiutami tu perché altrimenti io da sola non ce la faccio. E mi sta aiutando, il Signore mi sta aiutando perché mi dà la forza di andare avanti e vorrei portare avanti un discorso che lui ha cominciato, perché io gli dicevo sempre: Fabri, sai, mi piacerebbe tanto essere per te come mamma Margherita per Don Bosco. Lui si metteva a ridere e non mi rispondeva. Chissà, forse pensava che, diciamo, in vita non l'avrei mai potuto fare. Però adesso che lui non c'è più, voglio continuare quello che lui ha incominciato. Anche perché ho l'appoggio di tanti amici suoi, ragazzi del seminario che adesso sono diventati sacerdoti, che adesso sono diventati diaconi, che lo adoravano e mi hanno adottata come mamma veramente. Don Fabrizio ha sempre affrontato la malattia senza chiedere per lui una grazia di guarigione, ma ha sempre preparato. Sì, ma infatti nella lettera che ha scritto al Papa lui conclude dicendo: io non prego per la mia guarigione, ma prego per il bene della Chiesa e per il suo operato. E diciamo che questo fatto ha sconvolto tutti quanti, perché questa lettera ha fatto il giro del web, e persino in Inghilterra, in Ungheria, è arrivata dappertutto, in Francia, negli Stati Uniti, non so come, è stato un tam-tam. E persone che, diciamo, non mi conoscevano proprio mi contattano, mi dicono che loro pregano Don Fabrizio che interceda per loro, ma non lo so, sto avendo dimostrazioni di affetto e di partecipazione da tutte le parti d'Italia, da tutte le parti. Sì, e poi un sacerdote brasiliano mi scrisse su Facebook, dicendo che lui pregava Don Fabrizio perché lo aiutasse nella sua missione, ma non lo so. Comunque i suoi amici dicono che sta facendo molto rumore, sta facendo tanto tanto rumore. Signora Carmela, che messaggio vuole inviare alle mamme che in questo momento stanno vivendo, ecco, la scelta di un figlio di diventare sacerdote, stanno accompagnando il figlio in questo cammino? Lasciate che i vostri figli seguano le ispirazioni, perché se il Signore, cioè, a Napoli si dice che se il Signore vuole, nessuno può fare niente. Quindi se Dio ha deciso che deve essere suo, li lasciassero liberi, perché devono seguire quello che è la loro chiamata. Se il Signore li ha chiamati, devono andare, devono andare. Come diceva Fabrizio in una canzone, libera le ali e va. E quindi se vogliono seguire un cammino vocazionale, genitori, mamme, papà, non li ostacolate, perché non è vero che perdete un figlio, ma acquistate forse un figlio, perché guardi, onestamente, non le dico proprio, diciamo, da donna a donna, i figli maschi quando si sposano, si fidanzano, sono tutti per le fidanzate e le mamme passano in secondo ordine. Mentre il figlio sacerdote è vero che è di tanta gente, però la mamma non te la scorda mai, è sempre vicina alla mamma. Perciò siate felici, mamme, se il vostro figlio vi dice: voglio diventare sacerdote, voglio entrare in seminario, siatene felici, orgogliose, orgogliose, perché significa che la grazia di Dio è scesa sulla vostra casa. Grazie Carmela per questa testimonianza, queste bellissime parole e anche questo messaggio alle mamme che in questo momento stanno vivendo, ecco, la decisione di un figlio di entrare in seminario o in convento. Abbiamo ascoltato la storia di mamma Carmela. Di fronte ad un lutto come quello che abbiamo ascoltato di mamma Carmela, è più facile accettare l'assenza del figlio considerando il fatto e credendo in quello che il figlio ha creduto e ha vissuto? Perché la fede rappresenta una forza potente di resilienza e nella prospettiva della fede chi muore ci precede ma non ci abbandona.
anche se questo però non risparmia chi sopravvive lo strazio e il dolore. Comunque il dolore Sì. c'è, lo abbiamo anche ascoltato da mamma Carmela. Ci sono casi anche di sacerdoti o frati, ecco, che poi non solo accettano e decidono di diventare frati e sacerdoti, perciò c'è già questa lontananza da casa, ma fanno un'ulteriore scelta, quella della missione, perciò andare anche in luoghi pericolosi. Come una mamma deve anche accettare questa lontananza, non solo fisica, ma anche di preoccupazione maggiore? Sì, anche in questo caso io credo che svolga un ruolo fondamentale la fede che si respira in famiglia, che si vive in famiglia. Più c'è fede, più si accetta con maggior, diciamo, facilità, ma si accetta meglio la scelta del proprio figlio, e la scelta del proprio figlio in questo caso è una scelta che bisogna veramente accettare in toto. Anche con l'esperienza, volendo, della missione. Sì, e in questo caso, così come avevo già anticipato prima, può essere di un grande aiuto anche il figlio. Perché in questo caso è il figlio che può aiutare i genitori a capire la motivazione delle proprie Delle proprie scelte. scelte. Ogni puntata concludiamo con un messaggio. Qual è il tuo messaggio Sì, oggi? vorrei dire, non abbiate paura di queste scelte, fate fare ai vostri figli questa esperienza e poi, insomma, abbiate sempre fede. Grazie, grazie Doriana, grazie a tutti voi per essere stati con noi anche in questa puntata del Nome dell'Amore, che torna naturalmente la prossima settimana.